Parola. Sì, partirei dalla definizione del nostro incontro, nostalgia del presente, perché è una espressione che effettivamente induce a pensare ed è molto efficace. Come tutte le espressioni ben pensate, ti induce a riflettere criticamente, utilizzo già un avverbio che Simone contesterebbe alla luce di quanto ha detto poc'anzi, ma comunque è una espressione che ti induce a pensare. Ti induce a riflettere se non vi sia un paradosso racchiuso in questa espressione. Come può esservi nostalgia di qualcosa che c'è ancora e di cui siamo abitatori? È un'espressione che, dal mio punto di vista, può essere declinata in due sensi, che così compendierei. Da un certo punto di vista non può e non deve esserci nostalgia del presente, se il presente di cui siamo abitatori coatti oggi è quello della società di massa, della società reificata, della società totalmente amministrata, della società del controllo, della società dell'assolutismo monoteistico del mercato. Di questo presente non può esservi nostalgia e anzi bisogna il più possibile sforzarsi per andare oltre, per compiere hegelianamente l'aufhebung prima rievocata, che io più che ai film applico alla realtà sociale e politica, in ciò seguendo i maestri Hegel e Marx. Da questo punto di vista nessuna nostalgia del presente, anzi siamo in lotta con il presente. Mi piace a questo proposito citare i versi bellissimi del poeta Grillparzer: se il mio tempo mi vuole avversare, io lo lascio fare tranquillamente. Io vengo da altri tempi e in altri spero di andare. Quindi presente come epoca della compiuta peccaminosità, presente come epoca del regno animale dello spirito. Da un altro punto di vista, tuttavia, mi sento di sostenere che può esservi una feconda nostalgia del presente, aggiungendo però una specificazione, nostalgia del presente come storia, alludendo con questa espressione al fatto che da 30 anni a questa parte gli abitatori della società occidentale hanno cessato di pensare il presente come storia e lo vivono invece come un destino intrascendibile. Io ho parlato altrove di presente onnipresente, l'eterno presente. Siamo abitatori di una forma sociale che prima, nella storia occidentale, non ha più la rappresentabilità del futuro. Vive semplicemente proiettata in un eterno presente che si fa tal punto intrusivo da colonizzare anche le regioni del futuro. Non riusciamo più a progettare futuri alternativi rispetto al presente che si fa appunto eterno, si dilata fino a dominare l'orizzonte futuro anche. Ed è appunto del presente come storia che dobbiamo avere nostalgia oggi. Presente come storia significa pensare il presente non come un destino ineluttabile, intrasformabile, destinato a permanere eternamente appunto su tutto il giro d'orizzonte, ma significa tornare a pensare il presente come un momento situato nella sequenza storica e quindi come passibile di trasformazione e di superamento. Questo appunto contro il dogma dominante della società di massa di ordine neoliberale che assolutizza il presente totalmente reificato non come il migliore dei mondi possibili ma come il solo possibile, annullando la pensabilità di futuri alternativi e per ciò stesso congedando le armi della critica. Di questo presente abbiamo nostalgia, ma dire che abbiamo nostalgia del presente come storia, capite bene, significa per ciò stesso dire che abbiamo nostalgia del futuro. Nostalgia del presente come storia significa avere nostalgia del futuro di cui siamo stati espropriati. Diceva Paul Valéry, il guaio del nostro tempo è che non c'è più il futuro di una volta. Ecco, questo è l'orizzonte tragico in cui siamo proiettati. Per quel che riguarda la società di massa, io propongo una tesi diametralmente opposta a quella prospettata da Simone. Io penso che oggi ci sia più che mai bisogno di critica, di una critica radicale della società di massa. E penso anzi che se mi chiedessero di delineare quali debbono essere i tratti portanti di una pop filosofia, e mi scuserete se io gramscianamente preferisco parlare di filosofia nazional popolare, utilizzando appunto l'espressione gramsciana nell'idea di far diventare la filosofia non filosofia delle masse in quanto tali, ma sentire comune di tutti gli uomini che abbiano uno spirito critico e si interroghino radicalmente sul mondo di cui sono abitatori. La filosofia deve diventare
Senso comune deve cioè essere qualcosa di sentito e di vissuto da tutti e non deve appunto produrre quell'elitarismo astratto del filosofo che sta nella turris eburnea dell'accademia isolato dal resto del mondo. Ebbene, se questo è il compito della filosofia, farsi popolare, essa deve perciò stesso esercitare una critica della società di massa. Ha ragione da un certo punto di vista Simone quando dice che non vi è uno sguardo esterno rispetto a questo. Ma proprio in ciò si deve giocare l'arma decisiva della critica, nella negazione della totalità. Il tutto è falso, diceva Adorno. Il tutto è falso, cioè la falsità del tutto rispetto alla quale non vi sono verità altre da proporre rispetto alla falsità del tutto, ma la verità sta appunto nel negare quel tutto che si pretende come vero. Questo è l'esempio formidabile, secondo me, di cui ci ha dato testimonianza la scuola di Francoforte, ad esempio, che esercita anch'essa, se così possiamo dire, una forma di pop filosofia da un certo punto di vista. Quando Adorno e Horkheimer, nelle pagine dell'industria culturale, della dialettica dell'illuminismo, portano l'esempio di Paperino, stanno portando un esempio che credo possa a tutti gli effetti iscriversi in una dimensione pop, come si direbbe. Perché appunto Paperino, dicono Adorno e Horkheimer, che prende ogni giorno un sacco di botte e non di meno continua ad andare avanti nella società che quotidianamente mortifica ogni sua aspirazione di riconoscimento, che quotidianamente risponde in termini di mazzate rispetto alle sue richieste di riconoscimento e non di meno lui continua ad andare avanti, è l'esempio, dicevano Adorno e Horkheimer, dell'ideologia suadente, onnipervasiva, capillare che l'ideologia del mercato continuamente ci propina al fine di renderci cultori ignari della nostra stessa servitù. Ora, io credo che la pop filosofia, che preferisco chiamare filosofia nazional popolare, come dicevo, debba anzitutto criticare le immagini esse stesse popolari della cultura di massa, mostrando come esse non siano appunto anodine rappresentazioni prive di una carica ideologica, ma siano invece veicoli fondamentali della società stessa di massa che continuamente mira a ripetere, in modo da ottundere le nostre coscienze, è chiaro, a ripetere continuamente la stessa frase, lo stesso ritornello. Questa in cui viviamo è la società unica, la sola società possibile, quella che è sempre stata, che è e che sarà anche in futuro. In questo senso, appunto, mi ricongiungo a quello che dicevo in partenza, occorre ritornare a pensare il presente come storia aperta strutturalmente sul futuro. Per cui io credo che ripartire da Marx, per riprendere quello che diceva Simone prima, sia il gesto fondamentale della critica. E ce lo suggerisce implicitamente l'ideologia dominante, la quale ideologia dominante non sbaglia mai nell'individuare i suoi nemici. Il fatto che continuamente ci dica che Marx è superato, che Marx va bene come brand pubblicitario, che Marx va bene come teorico della globalizzazione, che Marx è un ferro vecchio, è la prova provata del fatto che Marx è il vero punto di partenza di ogni progetto che non voglia compiere una resa rispetto all'esistente. Per cui condivido fino in parte quello che si diceva, ma chiaramente porto avanti un'altra prospettiva. Io non tiro cazzotti, come prima si diceva. Io penso che il dialogo filosofico, anche dove sia molto radicale, molto appassionato, sia sempre un dialogo fra amici. Sia sempre un dialogo fra amici, così come diceva Heidegger, peraltro, nella lettera sull'umanismo. Si dialoga fra amici perché anche quando ci si confuta si appartiene al medesimo, cioè al movimento dialogico di avvicinamento alla verità. Per cui, da questo punto di vista, come si dice nel Gorgia platonico, appartengo a quel genere di uomini che prova più soddisfazione nell'essere confutato che nel confutare.